Una lettera aperta per le famiglie della stirpe di sangue illuminati. Saluti amici miei. Sono Adamu dell'entità monadica della civiltà Pleiadiana, trasmessovi attraverso Zingdad. Oggi mi rivolgerò ai membri viventi delle antiche famiglie della stirpe di sangue. Quelli che sono talvolta indicati con altri nomi come gli Illuminati, The Power Stable, la Elite, la Cabala e alcuni altri, meno caritatevoli, termini che non menzionerò. Per essere chiari, non mi sto ora rivolgendo ai ricchi ed ai potenti che appaiono regolarmente sulla stampa, i leader politici. I leader religiosi ed i capi delle multinazionali non sono quelli che veramente gestiscono gli affari planetari, sono persone che vanno e vengono con il tempo. E, in caso di necessità, devono sempre inchinarsi al di gran lunga maggiore potere esercitato da coloro di cui ora parlo. Ma, sia come sia, i membri della famiglia e della stirpe sanno chi loro sono, ed è a loro che mi rivolgo oggi, anche se io sospetto che questa lettera aperta sarà di grande interesse anche per molti altri. Essa è destinata, in particolare, a che i figli delle stelle e i portatori di luce prendano atto di questo comunicato. Così cominciamo qui una lettera aperta ai membri delle antiche famiglie della stirpe di sangue. Miei cari amici, devo iniziare dicendo che voi siete visti, conosciuti, compresi e amati. Proprio come siete, proprio qui e proprio ora siete amati. Forse vi sorprenderà sentirmi dire questo. C'è così tanto giudizio su di voi, ovunque andiate, non è vero? Siete etichettati come oscuri e malevoli e tutte le vostre azioni si presume automaticamente che siano vili e spregevoli da coloro che non sanno quasi nulla di voi o della lunga e tortuosa storia di come le cose sono arrivate ad essere come sono e come siete venuti ad essere quello che siete? Quindi, permettetemi di cominciare assicurandovi che io non sono qui per maledirvi o addirittura per denunciarvi, sono qui per offrirvi una prospettiva ed una scelta, ma per farlo dal posto dell'amorevole comprensione. Prima di poter arrivare a questo, permettetemi di dire che io so che il vostro unico vero peccato è quello di nascere come eravate. Nella famiglia che eravate, tra le intense aspettative che sono state riposte su di voi fin dalla nascita, la formazione molto specializzata a cui siete stati sottoposti e alla derisione che è stata riversata su chi della vostra linea che non si è graduato. Voi siete programmati proprio fin dall'inizio ad essere quello che siete diventati, un possessore di potere sugli altri. Ci sono anche questioni accessorie, come ad esempio il fatto delle vostre linee di sangue familiari, un lignaggio puro che può essere fatto risalire attraverso i secoli, con ogni sorta di antenati illustri. Attraverso i sommi sacerdoti che servivano gli antichi dei stessi all'indietro fino a quando gli dei ancora vagavano per la terra, forse voi, nell'intimo. Ora riflettete sulle storie di quei tempi antichi di dei, eroi, magie e mostri come miti o superstizioni. Forse capite che sia la letterale verità e sapete che quegli antichi dei erano in realtà visitatori provenienti da altri pianeti nella galassia dotati di tecnologie altamente avanzate. O forse ancora assumete la visione più religiosa delle questioni e ritenete che quelle divinità siano soprannaturali come i vostri antenati lontani pensavano. Non ha molta importanza come interpretate queste cose?
Ciò che conta è la prova incontrovertibile delle potenti antiche verità che sono state date ai vostri antenati e che sono state tramandate di generazione in generazione, che vi hanno permesso di presiedere sul resto dell'umanità. Non tutta l'umanità, badate, ci sono sempre stati gruppi, popoli e nazioni che sono stati oltre la vostra portata. Ma vi è stato detto che il vostro diritto di nascita, vostra responsabilità e vostro privilegio governare l'intero pianeta e tutto su di esso. E voi ci avete creduto. Ed è certamente sembrato che fosse vero. Gli antichi insegnamenti che sono stati messi nelle vostre mani vi hanno servito, e davvero molto bene. Come è la vostra astuzia? Quelli tra voi che arrivano molto in alto, altro non sono che brillantemente astuti. Avete usato i vantaggi messi nelle vostre mani, molto, molto astutamente. In primo luogo per il proprio vantaggio. È vero, quindi per il bene della vostra famiglia e per garantire la continuità ascendente della vostra linea familiare. Poi, nel servizio di accordi contrattuali della vostra famiglia con altre famiglie della stirpe di sangue e, infine, in considerazione del ruolo di custodia che avete giocato per il resto dell'umanità. Per come stanno le cose, l'umanità oggi è in gran parte allegramente inconsapevole del ruolo che avete giocato o addirittura della vostra esistenza. E questo è il modo in cui vi piace. Nessuna folla inferocita può arrivare alle porte del castello brandendo forconi, se non sa nemmeno che voi esistete. Così manipolate i giochi di potere e di controllo dalle ombre profonde. Voi astutamente offuscate le vostre attività. Ed vi espandete lentamente raggiungendo ogni sfera di potere e di controllo su tutta l'umanità. E quando le pecore deviano, utilizzate astuzia ed abilità per recuperare il potere di controllo su di loro. Forse un po' di guerra qui o là, o anche una molto grande. Forse una rivoluzione. Forse un crollo del mercato azionario. Forse anche un focolaio di malattia, o un attacco terroristico, o uno tsunami di immigrati per dare alla popolazione qualcosa da temere. O, naturalmente, ci sono sempre i popolari, panem et circenses. Avete di certo fatto in modo che il controllo del settore dello spettacolo sia ferreo. E ci sono tutti i tipi di complesse reti sociali che usate per rendere la popolazione docile e dipendente dal loro governo e quindi da voi. E tutte queste attività sono tutte solo una parte delle vostre carte di gioco che usate per mantenere ed accrescere il controllo che esercitate sull'umanità. Avete imparato, naturalmente, ad offrire alle pecore la pretesa del controllo sul proprio destino, ma voi sapete che il reale potere sta sempre nelle vostre mani, dal momento che non importa come votino, come facciano rivolte, come facciano macchinazioni, voi e la vostra specie ottenete sempre ciò che volete, alla fine. Avete gestito una serie di vittorie gloriose nel corso degli anni. Forse il suo coronamento è possedere l'offerta planetaria di moneta. Un trucco ingegnoso, devo dire. E così in questo momento siete quasi proprietari di tutto. È colui che possiede il denaro del mondo, possiede il mondo. Non è così, e avete anche realizzato il modo che tutti i funzionari eletti, che il gregge umano creda abbiano il potere. Devono ballare quando voi tirate sulle loro corde. Sono diventati come burattini alla vostra volontà. Quasi tutti. E quelli che non danzano, disposti per voi, sono stati rimossi. Oppure sono mostrati. Con una bobina di film un presidente coraggioso e orgoglioso.
Un uomo di integrità e principi che ha osato resistervi. E come, in piena vista del suo pubblico adorante, fu assassinato. Tutto questo proprio prima che potesse cominciare a disfare il vostro potere sulla fornitura del denaro. Alla fine, tutti i leader politici eseguono la vostra offerta o sono semplicemente spazzati via? E l'illusione che si concede la pecora di poter controllare il proprio destino attraverso la democrazia è proprio questo? Un'illusione, un altro trucco elegante. E le agenzie di intelligence, i servizi segreti, che mossa veramente brillante. Elevare il mestiere di spia a governare. Avere il vero potere dietro i politici spetta alle agenzie di intelligence. Rimuovete la supervisione politica con quelle agenzie e poi le controllate direttamente voi stessi. Perché voi potete stare ad un passo a lato, fuori dall'ombra e rimanete invisibili ancora adesso. L'unica grinta in tutto questo, per quanto posso constatare, è Internet. In qualche modo, inaspettatamente, un espediente elettronico un po' sciocco, di mero interesse accademico, è improvvisamente sbocciato durante la notte in qualcosa di molto potente e problematico, o no? E a causa di questa stessa tecnologia che le pecore si sono improvvisamente messe a comportarsi in un modo del tutto non simile alla pecora, improvvisamente sono consapevoli di voi, parlano di voi. Certamente vi stanno vedendo e osservando sul sipario che avete steso intorno a voi, se non addirittura sbirciando dietro la tenda. Come deve essere irritante questo? Siete sulla vera cuspide del trionfo totale ora, all'ultimo momento. C'è questa consapevolezza nascente. I vostri veri nomi cominciano ad essere chiacchierati nei forum pubblici. La gente sta cominciando a vedere le vostre mani tenere le redini del potere. Sì, certo, è ancora solo una frangia ad essere a conoscenza di voi e a parlare di voi. Eh sì. Siete riusciti a continuare a dipingere questa frangia come pazzi e strampalati. E no, questo non minaccia i vostri piani e attività, per il momento, ma lo avete notato. Avete trovato che Internet sia la più grande minaccia per i vostri potere e sicurezza, perché, anche se frammentata e confusa, la verità su di voi è certamente là fuori. Essa può essere colta da chiunque si prenda cura di guardare e valutare le prove, e improvvisamente ci sono delle pecore che si stanno elevando dal gregge. Si stanno trasmutando in qualcosa che non avete mai visto prima, certamente non in numeri tali di come ci sono ora, e certamente non diffusi, così come sono su tutto il pianeta. In precedenza potevate isolare le comunità di dissidenti, come i catari, vi ricordate di loro, sapevano la verità, o almeno hanno conservato una versione della verità che era antitetica ai vostri obiettivi, e i loro insegnamenti erano attraenti per gli altri. Il loro messaggio stava trovando del richiamo. Quindi avete usato la vostra pedina più potente al momento, la Chiesa, per ucciderli tutti. È stato un genocidio del tipo più brutale, spazzando via non solo una popolazione, ma l'idea stessa che li ha tenuti insieme come unità, bruciando tutti i loro libri in modo che tutto ciò che ora è ricordato di loro è ciò che è stato detto dai loro nemici. E oggi è a malapena ricordato che una delle crociate, forse la più brutale e sanguinosa di tutte le crociate, non era nemmeno combattuta nelle Terre Sante contro i soldati nemici, ma in Francia contro brava gente cristiana, agricoltori e contadini, passati a file di spada e bruciati a morte nelle loro chiese.
Tutto perché voi poteste isolarli, arrestarli e ucciderli. Mi perdonerete se non applaudo. Le tattiche di successo non sempre ottengono la mia approvazione. E ci sono state molte, molte, molte di queste vittorie che voi, le antiche famiglie, avete segnato nei confronti del resto dell'umanità. Continuano oggi. Voi combattete per il potere e il controllo totale nel Medio Oriente, che è il motivo per cui le cose sono come sono in quella regione. Qualunque cosa uno pensa della religione islamica, è vero che essi sono fondamentalmente contrari all'usura. Il che significa che i musulmani non accetteranno il sistema bancario che state utilizzando per ottenere il dominio in tutto il mondo. E così l'Islam è diventato un potente blocco per i vostri piani. E così promulgate i vostri piani. Lavorate ad impoverire, tormentare e radicalizzare il mondo musulmano. Li manipolate fino ad essere il nemico del mondo occidentale. I grandi terroristi. Voi controllate i loro insegnanti e garantite che il messaggio che viene promulgato sia che l'Occidente è il grande Satana. E voi insegnate ad Ovest che tutti i musulmani sono abissali omicidi dominati dall'odio. E così le ruote si mettono in moto. E in questo momento una ondata di caos spazia attraverso l'Europa e, in un modo o nell'altro, nel resto del globo. E questo è tutto parte del vostro piano. Voi desiderate schiacciare e polverizzare tutti coloro che si oppongono ai vostri piani. E i musulmani sono molto lontano da essere soli. E un altro dei vostri trucchetti è quello di mettere un nemico contro l'altro. L'America è stata fondata su un principio che era, in realtà, niente altro che la ribellione aperta contro il vostro potere. L'America libera. Liberi da cosa? Dal vostro giogo di controllo, naturalmente. I principi fondatori dell'America erano e sono direttamente contrari ai vostri interessi. La Costituzione americana è uno splendido documento. Un documento che promette la libertà e la libertà per tutti. Ma voi lo avete limato e consumato e manovrato sino ad aver ottenuto il controllo del governo americano a tal punto che la più potente forza militare e tecnologica nel mondo è vostra. Per fare i vostri maneggi, ma per quanto il vostro controllo si estenda al governo americano, il popolo americano è un'altra storia. Forti individualisti che continuano a credere nei propri diritti e nelle libertà si levano in piedi contro di voi ad ogni occasione, senza nemmeno sapere ai contro di voi che resistono. Quindi una guerra di logoramento contro di loro. Voi cercate di garantire che il loro cibo e acqua siano avvelenati per indebolirli. Utilizzate una raffica di tecniche di ogni sorta per manipolarli e controllarli, per indebolire loro e i loro animali. E, in un colpo da maestro di puro genio, ora mettete l'America contro l'Islam. Un altro trucco veramente elegante, come molto, frutto della vostra astuzia, lo vedo. Io vedo tutto e, anche se devo ammettere che non mi piace, lo capisco bene. Quando guardo dietro le attività collettive, le scelte e le decisioni dei tipi di cui sopra, in realtà vedo degli esseri per i quali ho una grande quantità di compassione e amore. Lo so, come fatto chiaro e certo, che è così che voi non siete in realtà diversi da me. La differenza è il viaggio che avete intrapreso, poiché tutto è veramente uno. Voi siete la parte di quel grande spirito eterno che ha percorso il vostro sentiero, così come io sono un'altra parte della stessa grande essenza che ha camminato per il mio sentiero.
Il mio percorso conduce a dove sono unificato nel cuore della monade Pleiadiana. Il vostro percorso vi porta ad essere incarnati in un essere umano che porta l'abito e l'onere di essere un membro di una delle antiche famiglie sulla Terra. E quelli tra l'umanità che sono consapevoli di voi e che vi giudicano più duramente per pura mancanza di conoscenza di sé. Metteteli nella vostra situazione e anche loro avrebbero fatto come avete fatto voi, o peggio. E so anche che ciò che si fa ad un altro si fa anche a se stessi. Quindi non vi invidio i risultati delle vostre scelte, ma la vostra storia non è finita. Non avete concluso con il vostro viaggio. A tempo debito anche voi nascerete spiritualmente e comincerete a ritornare all'unità con la vostra propria entità spirituale, perché non c'è nessun altro posto per voi dove andare, davvero. E questo sta cominciando ad accadere per alcuni dei vostri familiari. Forse avete notato quei membri che non sembrano essere così impegnati nella vecchia causa. Quelli che sembrano essere sempre morbidi, quelli che sembrano parlare in modo pazzesco di abdicare il loro potere, dicendo alla pecora la verità. Infatti, coloro che effettivamente sono stati a trovare il modo di comunicare queste verità per l'umanità, che utilizzano tale tecnologia molto disprezzata, Internet. È strano che coloro tra voi che stanno proponendo questo nuovo corso di apertura e trasparenza, questo corso di abdicazione del potere, sono anche quelli tra voi che sono più interessati a questioni metafisiche e spirituali. Propongo che questo non è per niente un po' strano. Ci vuole un interesse per la metafisica e la spiritualità per discernere che una nuova era sta ormai già sorgendo, che il tempo della vostra veglia sull'umanità è alla fine, in effetti, che sta finendo senza il ritorno del vostro padrone, il vostro oscuro re Dio, e che non ci sia più alcuna speranza reale che mai ritornerà. Siete da soli. Le vostre segrete profezie sono cadute nel nulla e ci vuole un interesse per la metafisica e la spiritualità per vedere che sta accadendo un cambio della guardia, che ci sia un nuovo ordine spirituale che sta iniziando, che chi governa questa realtà dai più alti livelli, dai regni angelici verso il basso, sono occupati a cambiare mano. Questo è tutto ciò che la nuova era nascente è, ed è per questo che voi vi trovate ad un bivio. È il motivo per cui ora dovete scegliere, ma prima che io vi parli, finalmente, della scelta che avete di fronte, vi dirò una cosa finale, qualcosa che sicuramente avrete notato. Perché non ci vuole una speciale consapevolezza o una formazione in spiritualità o in metafisica per vedere che la vostra magia sta cominciando a farvi fallire, a prescindere da ciò che voi credete sia la vera fonte del potere. Avrete notato che è rapidamente in calo? Diventa sempre più difficile di giorno in giorno per voi esercitare il vostro potere. Mettete qui una piccola perdita e dal muro della diga scaturisce una fessura zampillante laggiù. Il gioco che sembrava elegante e quasi senza sforzo per le generazioni passate sta causando a voi e a quelli come voi di sollevare vero e proprio sudore e una lotta costante per mantenere il controllo. Avvertite la fatica per questa notte e giorno. E vi sentite come se steste perdendo la presa, proprio vicino alla vittoria. Quindi le cose diventano sempre più incredibilmente impegnative. La magia diventa instabile, sicuramente lo avrete notato. Basta guardare il processo di acquisizione del possesso della massa monetaria mondiale.
Era quasi senza sforzo mettere in atto il colpo di genio che portava fuori dalla copertura dell'oro le monete. Ed allora è stato uno sforzo minore portare le nazioni del mondo una per una in questo sistema di fiat bancario, monete sostenute dalle banche, che è davvero denaro per decreto. Il vostro decreto, il denaro è ora dei semplici numeri che significano quello che voi dite cosa valgono, ma il trucco magico non è completo fino a che ogni nazione ne sia una parte. E così avete usato la leva che dovevate espandere il controllo fino a quando quasi ogni ultima nazione ne fosse caduta sotto il dominio. Esistono gli ultimi recalcitranti. Li avete isolati e messi alle corde. Sono quasi pronti per essere presi e controllati. Ma proprio qui all'ultimo vi trovate a perdere aderenza. Qui, là e dovunque. Voi trovate la vostra attenzione costantemente deviata da ogni sorta di distrazioni apparentemente banali, ma irritanti. È di comune accordo. La vostra energia e l'attenzione sono così deviate che non potete mai agire a sufficienza per ottenere il potere totale. È questa bestia della offerta di moneta globale che appartiene a voi. Sembra avere una propria vita malvagia, proprio in quanto più grande diventa, più è difficile da controllare, amici miei. Quello che dovete capire è che il pianeta Terra non esiste nel vuoto. Lo abbiamo tenuto in quarantena in modo che l'umanità, nel suo insieme, potesse decidere il proprio destino, ma è stata in uno stato di quarantena psicologica. Abbiamo fatto sì che altre civiltà galattiche non interferissero fisicamente, ma non c'è stata la quarantena spirituale e così un piccolo, ma potente contingente di figli delle stelle e di portatori della luce sono nati tra popolazione del pianeta ed hanno completamente alterato la coscienza sul pianeta, loro hanno, per il semplice fatto della loro presenza sulla Terra, portato una nuova consapevolezza alla Terra e vengono ora con più alti livelli di coscienza. Essi accelerano e amplificano questi cambiamenti sul pianeta. Non potete né fermare né rallentare né alterare il corso di questi cambiamenti. L'umanità si risveglierà. L'umanità arriverà alla consapevolezza di sé. L'umanità farà una scelta insieme sulla propria natura. Questo è divinamente ordinato. È l'alba della nuova era. E accadrà molto presto. La finestra di opportunità ha raggiunto il suo punto centrale nel 2012 e sta cominciando a chiudersi. E prima di farlo, l'umanità avrà deciso. Voi, miei cari amici, avete vegliato sul vecchio ordine. A voi è ricaduto il compito di pascere l'umanità attraverso la lunga età oscura dell'oblio. L'umanità aveva bisogno di una mano guida che avrebbe funzionato continuamente per fare ordine nel caos, come hanno lasciato lentamente formarsi gli antichi dei, perché loro lentamente sono guariti dei traumi di essere giocattoli per i più oscuri dei vecchi dei e abietti supplicanti ai più gentili tra gli antichi dei. Avete giocato un ruolo cruciale. Avete fornito ordine e struttura. Avete fornito la conduzione e la direzione. Avete fatto tutto questo senza essere altro che gli stessi esseri umani della stessa terra come coloro di cui siete i governanti. Sì, è vero che avete le vostre linee di sangue familiari, ma in verità non è altro che un club molto esclusivo a cui appartenete. Siete geneticamente non particolarmente speciali rispetto al resto dell'umanità. Ad alcuni di voi piace chiamare gli esseri umani bastardi. Non siete in modo significativo biologicamente superiori a loro.
Un cane di razza potrebbe avere molti attributi eccellenti e desiderabili, ma un bastardo è più robusto e meno soggetto a specifici problemi di salute. E così è per voi e per il resto dell'umanità. E voi non siete certamente spiritualmente superiori. Quello che avete è un'antica conoscenza, una formazione specializzata e una vasta rete di controllo. E ora avete anche una scelta. Da un lato potete scegliere di combattere l'ordine divinamente ordinato. Potete resistere al cambiamento delle ere. E potete essere sommersi da uno strato di dolore e di autodistruzione. Come combattete l'inevitabile assoluto. Oppure potete abbracciare il cambiamento e, così facendo, essere parte di qualcosa di bello, nuovo e glorioso. Infatti, tali sono i tempi in questo momento che potreste, se lo desiderate, fare un passo di lato, fuori dall'ombra e nella luce. Potreste emergere come un faro luminoso della luce. Potreste passare dall'oscurità semi-vituperata alla gloria, amati e venerati. Potreste, spetta a voi, oppure potreste rimanere attaccato a quello che sta passando via. Potreste combattere con le unghie e i denti ad oltranza e conoscere solo un'amara sconfitta. Potreste trovare voi stessi in un vicolo cieco fisico. Emotivo e spirituale con la vostra vita e nessun posto dove reincarnarvi che avrebbe accettato voi e le vostre scelte. Potreste trovare voi stessi nelle profondità del vuoto, distrutti nel tormento spirituale. È tutto affar vostro. Vi offro questa scelta ora non perché ho bisogno che decidiate in qualche particolar modo. Né io, né la mia famiglia seme stellare, né la maggiore umanità di cui sono così appassionato, saremo eccessivamente influenzati dalla vostra scelta. La differenza tra la vostra scelta in questo modo o la vostra volontà, nel grande schema delle cose, sono di piccola entità. Tutta l'umanità sarà la tempesta che arriva e verrà al momento del risveglio e farà la sua scelta. Indipendentemente da ciò che voi fate o non fate, questo è del tutto preordinato. La nuova era inizierà a prescindere dalle vostre scelte e azioni. Cosa scegliete importa abbastanza poco per loro, ma è molto importante per voi. Io vi punto l'attenzione verso questa scelta per compassione di voi. Lo faccio solo perché, se fossi nei vostri panni, io vorrei essere avvertito di questa scelta in questo momento cruciale. Quindi, in termini pratici, quali sono le scelte che sto sostenendo e quale potrebbe essere l'esito di quelle scelte per voi? Miei cari amici, vi sto suggerendo che voi cominciate imparando ad ascoltare i vostri cuori. Non voglio dire il vostro cuore fisico, il cuore emotivo. Voglio dire il cuore spirituale. Questo è dove voi vi connettete con la stessa grande unità a cui tutti noi apparteniamo. Se voi ascoltate il vostro cuore spirituale, vi accorgerete che lì c'è guida e saggezza. Il vostro cuore vi può portare a fare le migliori scelte possibili, che servono il bene più grande di tutto. Se non siete in grado di sentire il vostro cuore, potete scegliere di trovare qualcuno che vi possa insegnare come. Zingedad è uno dei tanti sulla Terra in questo momento che insegnano esattamente questa abilità. Oppure potete fare le cose giuste che vi porteranno sulla strada giusta, che si tradurrà nella vostra apertura del cuore spirituale. In particolare, nella vostra circostanza, voi potete chiedervi: cosa posso fare sin da ora che aprirà le porte per il resto dell'umanità ad una maggiore consapevolezza e comprensione della loro situazione?
Cosa posso fare sin da ora per creare un minor numero di segreti e più trasparenza? Cosa posso fare sin da ora per dare all'umanità una maggiore scelta e un'autopresa di coscienza? Cosa posso fare sin da ora per favorire una maggiore pace, armonia, compassione e comprensione? Cosa posso fare sin da ora per facilitare la transizione verso la nuova era nascente? Come posso aumentare il quoziente di amore nel mondo? Come posso ridurre il quoziente di sofferenza nel mondo? Questi sono i tipi di domande a cui dovreste rispondere da voi stessi. Se desiderate partecipare ai cambiamenti che sono in corso di realizzazione, coinvolgere voi stessi con questo processo vi farà trovare il vostro cuore energetico. Vi permetterà di conoscere il dolce gusto di essere amati per quello che siete, quanto per quello che fate. Vi sentirete la mano della guida divina nel vostro cuore. E come fate questo? In modo da trovare anche voi stessi a cominciare ad essere in grado di perdonare voi stessi per tutto quello che avete fatto in passato. Troverete, infine, di essere in grado di perdonare la vostra intera linea di antenati per tutto ciò che hanno fatto nel corso dei secoli. E sarete sorpresi dalla capacità che gli altri avranno di perdonare voi e tutta la vostra linea. La comprensione e la compassione sorgeranno, e fin tanto che siete motivati dall'amore, la mano della protezione divina sarà su di voi mentre tale processo si svolge. Impegnatevi con questo processo il cuore e l'anima e non ci sarà alcuna ripercussione negativa per nessuno. Potete pagare il prezzo del peso delle vostre scelte nell'amore, piuttosto che nella sofferenza e nel dolore, ma dovete scegliere di farlo, e se lo fate, vi troverete nella transizione verso la nuova terra con il resto dell'umanità che lo ha anche scelto, se lo desiderate. La vostra capacità di amministrazione e gestione potrebbero essere messe a disposizione di un magnifico scopo. Potreste trovarvi, con grande richiesta, in una posizione di venerata leadership. Oh, infatti, potete scegliere questa silenziosa, tranquilla, vita dolce in quel bellissimo angolo di mondo che avete sempre segretamente desiderato per dopo. Ma mai creduto che avreste potuto stabilirvi là? È tutto affar vostro. Il punto, in realtà, è che vi troverete benedetti dall'abbondanza di opzioni molto interessanti, se scegliete di essere guidati dall'amore. E questo contrasta nettamente con l'autodistruttiva opzione a vicolo cieco, che si trova alla fine della strada. Se continuate a fare scelte da un luogo di un cuore chiuso dalla paura, e questo è quello che avevo bisogno di condividere con voi a questo punto, so che tutti voi siete pronti per accettare questo messaggio in quanto abbiamo modi per garantire questo. Ed ho anche voluto condividere questa lettera per voi nel modo più aperto possibile. In quanto parte della guarigione che viene resa disponibile per l'umanità arriverà dalla loro comprensione che non siete come un altro, come loro avrebbero potuto pensare, fino a quando non possono vedere loro stessi nella vostra posizione, voi lotterete per abbattere i confini. E in questa lettera, dal modo in cui mi rivolgo a voi, potete vedere che non siete una specie di nemico demoniaco, che siete esseri umani così come sono loro, che vi siete perduti e feriti come loro, che avete fatto lo stesso tipo di scelte condizionate dalla vostra paura e dolore come hanno fatto loro, che potete venire a guarirvi, perdonare voi stessi ed amare voi stessi come possono loro. E che il bene più grande fiorisce per voi quando lo fate, proprio come avviene per loro.
Infine, vorrei che l'umanità veda che in realtà voi avete fatto come vi è stato richiesto. Avete mantenuto la rotta nel vuoto lasciato quando gli antichi ne sono partiti. Avete fatto così per tutta l'età dell'oblio. È che alla fine era il contratto che avevate. Con amore e compassione vi lascio ora alle vostre scelte. Sono Adamu dell'entità monadica della civiltà Pleiadiana, portatovi attraverso Zingdad.